Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, a parte che sono emozionatissima ragazzi perché sto per partire, domani mattina prestissimo parto per una destinazione da sogno che in tanti già avete capito, ma scoprirete prestissimo, quindi in questo video ho la testa tra le nuvole, ma iniziamo subito ragazzi, ho un sacco di cosine, novità, make-up e non solo da farvi scoprire e in realtà da spacchettare con voi, tra cui dei nuovi rossetti e ne sto indossando uno in questo momento e sono innamorata sia del colore che della formulazione. Quindi direi di iniziare proprio da loro ragazzi, sono i nuovi rossetti She Glam in 20 tonalità, sono tutti matte, quindi io adoro perché lo sapete sono i rossetti che amo di più e sono transfer proof. Sono dei rossetti in stick ma come formulazione mi ricordano tantissimo i rossetti liquidi, quelli che una volta applicati poi sono come dei tattoo e non se ne vanno più, quindi completamente no transfer. Sono 20 tonalità diverse, quindi ci sono tantissime colorazioni, adesso le swatcheremo tutte assieme, ma la mia preferita ragazzi è sicuramente questa che sto indossando in questo momento. Per me questo colore è un nude rosato, nude perfetto, lo adoro, non faccio che guardarlo, non posso fare a meno di guardarlo nello schermo della videocamera perché davvero sto amando questo rossetto e vi dico subito la tonalità che è la Rule Breaker ed è appunto questo bellissimo rosa nude, insomma la colorazione, le colorazioni che piacciono a me sono queste. Appena ho visto questa colorazione già sapevo che sarebbe stato il mio preferito, infatti è stato così. Vediamo il pack e la box più da vicino, eccoli qua, molto molto carino devo dire il pack, mi piace un sacco questo effetto gradient con il logo e questo è il nostro rossetto, appunto quello che sto indossando in questo momento. Oltre a Rule Breaker, che è appunto la mia preferita tra tutte, ne ho selezionate anche 4 che mi piacciono tantissimo, così vi dico i miei 5 preferiti su tutte e 20 le tonalità e li proviamo tutti assieme adesso. Appunto Rule Breaker lo avete visto, passiamo a Rent Free, questo è un po' più scuro rispetto all'altro ma sempre di un bel rosa, colore stupendo, forse un pelino troppo scuro per me ma ragazzi è meraviglioso, va fatto asciugare 1 minuto e mezzo per appunto essere poi completamente no transfer, quindi aspettiamo, nel frattempo già potete vedere che si sta asciugando e diventa opaco. Passato 1 minuto e mezzo facciamo la prova per vedere se è davvero no transfer. E voilà, ragazzi, direi che la prova l'abbiamo superata alla grande. Adoro perché come sapete ho il fidanzato da qualche mese e stavo cercando dei rossetti no transfer perché ogni volta lo riempio di baci e poi se ne va in giro con tutto il rossetto, quindi sono molto contenta per questa scoperta che l'universo mi ha mandato evidentemente proprio nel momento giusto. Anche Rent Free devo dire molto molto bello, andiamo a provare gli altri. Adesso passiamo a Take Action, eccolo qui, questo è Take Action, devo dire stupendo, penso che dopo il primo che era Rule Breaker sicuramente è questo il mio preferito, appunto lo vedete si asciugano in fretta, in realtà bastano tipo 30 secondi ma per sicurezza diciamo un minuto e mezzo e sono già opachi. Scusatemi, continuo a guardarmi nel monitor perché veramente è un colore bellissimo. Adesso proviamo No More Fear, che è più un nude sul pesca, un po' più caldo come sottotono, vediamo. Eccolo qui, Have No Fear, che cosa ne dite? Questo non è solitamente un colore, non lo so, una tonalità che userei di solito. Mi sembrava più chiaro, devo dire, a vederlo nello stick, invece non mi fa così tanto effetto mummia, il che è super positivo. Ragazzi, personalmente mi piace molto, ditemi voi che cosa ne pensate, questo colore mi ha stupito. Anche qui dopo 1 minuto facciamo la prova no transfer. E voilà, anche qua direi che ci siamo ragazzi, wow! Voglio swatchare con voi ancora questo che è un rosa, un fucsia un pochino più forte e si chiama Period. Ok, un bel fucsia bubblegum questo, ma è da un po' che non indosso rossetti così bright, così accesi, quindi
voglio vedere com'è. Ok, molto molto bello anche questo, forse un po' troppo acceso per essere un rossetto ad ogni giorno per me, ma un bellissimo bellissimo fucsia, e adoro il fatto che si asciughino così in fretta e che diventino completamente matte. Per quanto mi riguarda, i rossetti opachi sono, saranno sempre il top. Eccole qua, vi ho swatchato le 5 shade che abbiamo appena provato assieme, così le vedete anche una accanto all'altra. Vi ho swatchato tutte le altre colorazioni, ne mancano solo 4 perché non ci stavano, però queste sono due passate dei nostri rossetti She Glam. Ed ecco qui le altre 4 shade mancanti, che sono un pochino più calde, e c'è anche questo bellissimo rosso classico. Proseguiamo con il video, ragazzi, ma voglio lasciare questo fucsia bellissimo che si intona anche con il mio maglioncino, tra l'altro. Poi, ragazzi, ho un sacco di profumi pazzeschi da farvi vedere, che mi sono stati regalati da Francesca Bianchi. Ve ne ho già parlato su Instagram di questo brand, io ho avuto modo anche di conoscere Francesca dal vivo perché abita qui ad Amsterdam e sono stata anche a cena da lei di recente, ma lei soprattutto ha appunto un laboratorio di profumi, crea dei profumi buonissimi, ha tantissimo successo online, ha tantissimi follower su Instagram, e quindi sono molto molto felice di avere un sacco di profumi nuovi perché io adoro il suo brand. Uno in particolare, c'è l'Angel's Dust, che mi fa impazzire ed è uno dei profumi più buoni veramente al mondo per quanto mi riguarda. È stata carinissima perché mentre eravamo nel suo laboratorio mi ha fatto scegliere tutti i profumi che più mi piacevano e me li ha regalati. E ragazzi, iniziamo, ognuno ha una sua box, e questo è l'Unspoken Musk. Oddio ragazzi, io non vi so descrivere queste profumazioni, ma come mood, come tipo di profumo, sono estremamente sofisticate, a me ricordano tantissimo i profumi Chanel, e questo, mio Dio, questo è molto sexy. Questo è veramente, veramente sexy da, vorrei dire da sera, ma in realtà secondo me è da notte. Un profumo molto notturno, molto misterioso, sexy. Ah, oh, non so riconoscere le note naturalmente di profumo, ma oh, wow, questo, mamma mia ragazzi. Altro profumo, questa è una box leggermente diversa perché è una linea diversa. Devo dire, il packaging dei suoi profumi è stupendo, molto molto luxury, ed eccolo qua, anche la boccetta stupenda. Vediamo se riesco a descriverlo. Allora, wow, completamente diverso, molto più fresco, molto più da giorno, molto, secondo me, primaverile in particolare, più che estivo lo trovo primaverile, comunque molto sexy, ma tutti i profumi suoi sono molto sexy, hanno queste note molto, appunto, molto misteriose, molto seducenti, ma decisamente più da giorno per quanto mi riguarda. Oh mamma mia ragazzi, io impazzisco, cioè veramente, lo sapete, io adoro i profumi, adoro tutti i prodotti che hanno buone profumazioni, sto lì tipo ad annusarli, non ci posso fare niente più forte di me, e sappiate che in ogni video in cui tipo io annuso prodotti o profumazioni eccetera, poi nel montaggio devo sempre tagliare parte di quei pezzi perché io mi perdo, voi non lo sapete, vedete la parte, ovviamente il prodotto finale già con i tagli, ma io in realtà sono lì che mi perdo e annuso prodotti, annuso i profumi, le fragranze, perché è una cosa che amo. Poi mi ero dimenticata, ma è stata carinissima e mi ha dato un altro Angel's Dust, che è appunto il mio profumo preferito, cioè tra tutti, se dovessi consigliarvene solo uno di Francesca Bianchi è decisamente, decisamente lui, l'Angel's Dust. Mi ha colpita subito ed è diventato... Ah no, questa è la versione, adesso mi ricordo, questa è la versione sempre dell'Angel's Dust, però siccome ho già il profumo, mi ha regalato la versione olio, che è per corpo e per capelli. Utilizzo sempre tantissimo olio, sia per il corpo che per i capelli, quindi sono molto molto curiosa di provare questo, e amo il fatto che poi i miei capelli e il mio corpo, oh, profumeranno. Mamma mia, no vabbè ragazzi, non ve lo so descrivere, dovete, dove naturalmente non è forte quanto il profumo perché è un olio appunto, ma dovete provarlo questo, anche questo molto intrigante, molto sexy, molto misterioso,
Mamma mia, ragazzi, adoro. Poi, altra box, questo è Tiger Tiger. Spacchettiamo, anche qui c'è appunto la scatolina con la controscatola. Ed eccolo qua, Tiger Tiger, molto molto carina l'etichetta con la tigre. Allora, questo è molto più, secondo me, fruttato. Anche questo decisamente da sera. Oh mamma mia, anche questo molto sexy. In realtà le profumazioni che piacciono a me sono tutte parecchio intense, molto sexy, molto femminili, molto intriganti, misteriose. Forse qualcuno le considererebbe tutte profumazioni da sera, ma su di me i profumi non durano niente e quindi tendo sempre ad utilizzare quelli più serali perché di solito sono un pochino più forti e quindi mi durano un pochino di più. Oh mamma mia, anche questo è pazzesco! Il fatto che lei abbia avuto un successo così esponenziale sui social e anche un successo molto rapido, secondo me sta proprio a significare la qualità dei suoi profumi, perché li provi una volta ed è... e non puoi più farne a meno, sono dei profumi che proprio ti rimangono e quindi poi vai e li ricompri, quindi abbiamo questo. E poi c'è anche un altro che, se non sbaglio, è uno dei suoi best seller, è molto molto conosciuto ed è lo Sticky Lips. Eccola qua la scatolina ed ecco la box con la boccetta, appunto la boccetta è uguale ma cambia l'etichetta. E questo me lo ricordo, mi ha colpito un sacco, vediamo. Mamma mia ragazzi, allora, questo secondo me è un pochino più da giorno, un po' meno intenso. Super super sexy anche questo, molto affascinante, molto femminile, per niente dolce, non è assolutamente troppo dolce. Non faccio giustizia se vado a cercare di descrivere queste profumazioni, dovete veramente provarli. Hanno anche la box di campioncini, che secondo me è super utile perché vi fanno provare tutta la gamma e poi vedete quale vi piace di più. Ed eccoli qua, questi sono appunto i campioncini. Secondo me molto utile andare a provare appunto tutta la gamma con questi, poi vedere qual è il vostro preferito. In linea generale comunque mi sono resa conto che più i profumi hanno una colorazione scura, di solito più durano su di me. Quindi se avete anche voi questo problema, diciamo, puntate su profumi scuri, che li vedete che sono scuri, perché di solito almeno su di me durano di più. Ma sappiate che esistono, o che stanno per lanciare, ne ho sentito parlare, esistono dei primer per profumo che si applicano prima del profumo e che promettono di farlo durare più a lungo. Se riesco a trovarli li testerò e vi farò sapere. Quindi questo è quanto per Francesca Bianchi Parfum. Poi invece ragazzi, parlando di skincare, oh mio Dio, mi sono arrivati tutti i mini size dei miei prodotti preferiti di Yepoda, Yepoda, se volete pronunciarlo all'italiano, alla coreana, insomma diciamolo in entrambi i modi. Allora, io, oh mio Dio, a parte che io ho una fissa di mio, e ci tengo a precisare che non è sponsorizzata questa parte su Yepoda, ve li menziono proprio perché sono impazzita quando li ho visti. Allora, c'è il mini size, cioè lo sapete, io ho una specie di amore strano per quanto riguarda tutti i prodotti in miniatura, cioè se c'è qualsiasi prodotto in full size e poi io vedo che hanno il mini size, impazzisco e lo voglio, non lo so perché, ma sono cute, sono carini. Quindi quando, beh, a parte che sono anche pratici naturalmente, perché ovviamente c'è la praticità di poterli portare in giro quando viaggio, appunto domani in realtà finisco questo video, vado a fare la valigia e porterò con me l'oro, perché sono super comodi, mi prendono poco spazio, pesano poco e riesco a portarmi dietro i miei prodotti preferiti. Perché che tipo di questo detergente, il flacone è gigantesco ed è veramente troppo pesante da portare in giro, quindi appunto sono molto contenta. Questo è il The Bubble Double. Poi lo struccante ragazzi, il balsamo struccante The Calm Balm, la versione mini, io impazzisco, mio Dio, oh mio Dio, il mio balsamo struccante preferito. Adesso posso portarlo con me anche in viaggio, in realtà avevo portato anche quello full size, però essendo grande è anche parecchio appunto pesantino e ingombrante, quindi
super super felice, porterò decisamente anche questo con me. Poi ci sono i tre sieri, ragazzi, in versione mini, ma quanto sono carini. C'è il The Repair Hero che ho utilizzato stamattina, quello che contiene niacinamide, quindi mi combatte le macchie ed è anche idratante. Poi c'è The Glow Hero che invece applico la notte, la sera, prima di andare a dormire, perché è super super, non voglio dire solo idratante, ma è super nutriente e mi aiuta tantissimo con il fatto che la mia pelle si esfolia un sacco perché utilizzo il retinolo, quindi ho sempre bisogno di qualcosa che me la nutra veramente veramente bene. Vado a dormire con la faccia tutta oleosa, ma questo è quello che devo fare per curarla e per idratarla bene, quindi questo è favoloso. Se avete però appunto la pelle mista, grassa, consiglio di applicarlo solo la sera. E poi c'è lui, The Purify Hero, che tra tutti devo dire è quello che utilizzo di meno perché è più consigliato per chi ha pelli appunto con acne, tantissime imperfezioni, tantissimi punti neri, ed è purificante. La mia pelle è a tendenza acneica, ma è da un bel po' ormai, da quando uso il retinolo praticamente, che non ho più problemi, non ho più brufoli eccetera, quindi non utilizzo particolarmente, almeno per il momento. Adesso incrociamo le dita che non succeda domani mi sveglio con 30 brufoli, però appunto non sto utilizzando tantissimo prodotti purificanti ultimamente, ma piuttosto idratanti e nutrienti. E altra cosa che porterò con me in viaggio sono decisamente le due maschere. Allora, questa è una maschera idratante, questa è una crema idratante, questa la utilizzo di giorno e questa la utilizzo di sera. La verde si chiama The Make My Dream Cream e questa che è la maschera notturna, The Midnight Magic. Sono molto diverse ma le amo entrambe. Questa va benissimo come base trucco, si assorbe in fretta ma idrata al punto giusto la pelle, e appunto la uso quando mi sveglio prima di truccarmi. La sera invece applico sempre questa The Midnight Magic e ci aggiungo sempre qualche gocciolina di The Glow Hero. So che andrebbe applicato prima il siero e poi la crema idratante e la maschera, ma io mi trovo benissimo a mischiarli assieme. Molti brand consigliano anche di farlo, quindi in realtà è una cosa che se siete pigre potete fare, ma su di me funziona benissimo, e in particolare questi due prodotti la sera su di me funzionano benissimo. Poi mi sono arrivate delle altre cosine da Cosmetics, hanno lanciato anche loro un balsamo struccante, forse ve li ho fatti vedere in un vlog perché stavo filmando il vlog della giornata in quel giorno e mi sono arrivati, quindi mi sa che li avete visti. E appunto questo è il Bye Bye Makeup, balsamo struccante 3 in 1. Come sapete è da un po', allora è nuovo, penso che sia sì, è ancora sigillato, come sapete è da un po' che utilizzo solo balsami struccanti per struccare il viso. A volte insomma è capitato che io abbia usato anche l'acqua micellare, però ho notato che sulla mia pelle tende ad essere un pochino, non riesco a chiuderlo, tende ad essere un pochino troppo aggressiva l'acqua micellare, quindi preferisco appunto i balsami struccanti, che ho visto che sulla mia pelle molto delicata sono più delicati, ecco. Quindi sono molto curiosa e sicuramente andrò a provare anche questo di It Cosmetics. E poi mi sono arrivati questi tre prodotti. Sono tre shadow stick, quindi tre ombretti in stick, tre tonalità, un bianco perlato, un marroncino e poi un grigio chiaro. Adesso li swatchiamo e vediamo per bene le colorazioni. Oh wow ragazzi, questo è meraviglioso, un illuminante stupendo, non solo come ombretto secondo me da utilizzare, ma anche per andare ad accentuare le zone appunto dove voglio dare un po' di luce, tipo il naso, l'arco di Cupido, il sopracciglio. Molto 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 bello e luminoso. Eccolo qui, questo è il pack dei matitoni ed eccoli swatchati, molto molto scriventi. Il marrone scuro e opaco, gli altri due sono decisamente decisamente luminosi. Poi ragazzi, mi è arrivata questa box da collagenina, eccolo qua il prodotto. In realtà ci sono diversi flaconi per il trattamento completo al viso al collagene, con anche il pennellino. Ci sono 14 dosi di gel preparatorio, poi 14 dosi di impacco rimpolpante e rassodante con 6 collageni,
14 dosi di emulsione con 6 collageni e poi appunto i due dosatori e la spatolina, ed è un trattamento che si fa ovviamente a casa in 14 giorni. Il collageno è estremamente importante, se non lo sapete, perché è quello che ci fa avere una pelle tonica e rimpolpata, quindi che la fa sembrare giovane, perché è quello che andiamo a perdere negli anni, proprio il collageno. Non ho mai utilizzato un prodotto simile, un trattamento simile, quindi sono molto curiosa di vedere com'è. Poi vi sono arrivate altre cosine da Diego Dalla Palma, ci sono diversi stick, penso siano rossetti, con anche questa pochettina porta rossetto carinissima. Ah no, ok, sto vedendo in questo momento, ci sono due custodie per rossetto, quindi vuote per andare ad inserirci, magnetizzate, i nostri stick. Carine che siano di due colori diversi, così qui ci metto i rossetti nude, qui quelli un po' più insomma accesi. E qui in queste scatoline nere invece ci sono appunto i nostri rossetti, praticamente la ricarica. Diego Dalla Palma fa sempre dei rossetti stupendi, quindi sono molto curiosa di vedere questi. Questo è già un colore molto molto bello. Ed eccoli qua, sono appunto uno nude, uno rosso e uno un po' un rosato, un rosa antico scuro. Andiamo ad inserirlo nel nostro stick. Eccolo qua. Molto molto semplice, questo è questo rosato scuro, è decisamente il mio preferito tra i tre, che carino. Andiamo ad inserire questo rosso nel pack rosso. Fatto, devo dire, molto semplice. Ed ecco qui la nostra pochettina, il nostro astuccio porta rossetti. Oh, c'è anche lo specchietto, che carino. E voilà ragazzi, che bella questa idea, mi piacciono. E questo è quanto per il video di oggi, mia family. In realtà ho anche un pacchetto da Ren Beauty, che è il brand di Ariana Grande, che volevo aprire oggi con voi, ma penso invece che lo apriremo direttamente nel prossimo video, in cui testerò soltanto e lo dedicherò interamente appunto ai prodotti Ren Beauty, o si pronuncia R-E-M Beauty? No, penso Ren Beauty, fatemelo sapere, adesso mi sta venendo il dubbio. Comunque sì, presto aspettatevi il video dedicato in cui proviamo tutti i prodotti del brand. Quindi questo è quanto per il video di oggi, i prossimi video mi sa che saranno con uno scenario proprio completamente diverso, perché li filmerò nella destinazione, stavo per dirvi dove stavo per andare, vabbè, ma tanto quasi tutti già l'avete capito, quindi mio family, vi mando un bacio enorme. Come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua mia family che vi abbraccio forte 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 forte, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.